Avete giocato all'open beta? Sì? Dai, dai, bravi, bravi, bravi. Io sinceramente non ho fatto cazzo nell'open beta, se non arrivare a livello 7 e reclutare per la gilda. Bentornati su Gaming Galaxy, io sono Shark e come sempre vi invito a iscrivervi al canale, se per caso non l'avete ancora fatto, e se per caso state cercando una gilda molto chill, che fa sia PvE soprattutto che PvP, che non ha pretese, se dovete andare a mangiare, uscire con l'amorosa o andare al cinema, sinceramente vi auguro il vostro bene. Beh, gli squisiti che fanno per voi. Quindi, nelle informazioni del canale e anche qui sotto al video trovate tutte le nostre informazioni, il link al nostro Discord. Entrate, chiedetevi un admin e parlate con loro per entrare da noi. Oggi parliamo un po' dei cambiamenti che sono stati fatti in open beta, che ovviamente hanno provato i miei ragazzi perché io non ho provato. Ma ho seguito le loro live, ho seguito tutto il decorso che hanno fatto in questa open beta per provare le ultime finiture che dovevano essere fatte prima del lancio. E andiamo a vedere anche i cambiamenti che sono stati fatti in questa open beta e che probabilmente verranno cambiati ulteriormente per quanto riguarda la release. Però comunque la patch dell'open beta è stata nettamente un'ottima patch. Quindi sia il bilanciamento delle armi che l'aumento della difficoltà dei mob, che ne parleremo tra poco, è stata veramente un ottimo slancio. Brava Amazon. Ma prima di iniziare a dire tutto questo, devo fare una piccolissima deviazione. Deviazione che chiaramente parla delle armor, perché sono state cambiate in maniera abbastanza drastica. E di conseguenza il video che ho fatto in precedenza della percentuale delle armi ha una piccola modifica. In realtà piccola neanche più di tanto perché è anche abbastanza imponente. Cioè i mix delle armature, che prima potevano essere composti veramente da un botto di roba, quindi da veramente tantissima roba, sono quasi quasi scomparsi del tutto, perché hanno abbassato totalmente il peso delle armor, quindi in base al peso si aveva un'armatura light, media o heavy, e in questo caso sono stati abbassati il peso per diventare da light a medium e da medium a heavy, e di conseguenza tutti i pezzi che voi potete andare a cambiare sono da buttare nel cesso. In questo caso le armature saranno light con un pezzo cambiato, che vi consiglio essere la chest, quindi il petto, o medium. Anche in questo caso potete cambiargli il petto. Non potete più mischiare tipo 3 Eevee o 4 Eevee e un medium per rimanere in medium, ma in questo caso le armature saranno quasi sempre tutte dello stesso tipo, quindi o light o medium o Eevee. Non ci saranno quasi più mix, mi spiace, ma questa cosa secondo me era dovuta perché c'erano veramente troppe alternative e soprattutto molte erano totalmente inutili. In questo caso invece finalmente le light e le medium hanno un peso di non poco conto sulle proprie build. Quindi vi ricordo di nuovo che i mix delle armature sono praticamente diventati totalmente inutili. Quindi il video precedente, ahimè, è da buttare nel cesso, ne farò un altro, chiaramente, però ve lo volevo dire prima di proseguire nel video. Ora, pur parlare nella patch o della patch e i cambiamenti che sono stati effettuati, iniziamo con l'argomento che secondo me mi preme di più parlarne, perché comunque io sono un giocatore PvE e non PvP, che è l'aumento della difficoltà generale del gioco. Fino a livello 30 praticamente è identico, non cambia assolutamente nulla e ve ne potrete accorgere se avete già giocato la close della Open, andrete spediti fino praticamente a livello 30 senza troppe difficoltà. L'unica difficoltà e l'unico cambiamento che è realmente avvenuto è stato all'interno di Amrine, quindi il primo dungeon closed, perché letteralmente ha una difficoltà maggiore. Quindi il 13% di aumento di vita e di danni dei boss, comunque in generale dei mob all'interno del dungeon closed, si sente particolarmente. In closed beta io e tutta la mia gilda abbiamo fatto Amrine praticamente a livello boh, 18, ok? Senza troppa difficoltà. A livello 20 già praticamente i mostri erano cartapesta, in questo momento invece a livello 18 si prendono abbastanza schiaffi, devo dire abbastanza schiaffi, e a livello 21, con 3 livelli 21 all'interno del party, già ovviamente tutti skillati e chiaramente anche tutti pronti per affrontare Amrine che già si conosceva,
Non vi dico che hanno avuto difficoltà, ma la difficoltà comunque è aumentata, quindi bisogna stare un po' più cauti, un po' più attenti. Se si è del livello leggermente inferiore a quello richiesto a del dungeon, quindi il 25esimo livello, se voi entrate di 20esimo o 21esimo, sappiate che qualche schiaffettino in più ve lo prendete. Cambia totalmente invece la storia da livello 30 in poi, perché praticamente da livello 30 a livello 50 sono state aumentate a schifo, come si dice così, a schifo, i danni dei mob elite e dei vari dungeon, che da livello 30 a livello 66 prendono dal 15 al 25% in più di vita e danni. In più, ricordo sempre che questo cambiamento è avvenuto anche nei dungeon chiusi, ma nei dungeon chiusi c'è un 13% ulteriore, quindi dobbiamo aggiungere a questo 25-15% un altro 13%, diventando delle cose abbastanza grosse, perché stiamo parlando di un danno di aumentato o una vita aumentata di quasi il 40%. Cazzo, è tanto, bisognerà provarli tutti i dungeon, sicuramente bisognerà entrare un po' più cauti, un po' più con intelligenza e non a cazzo durissimo come abbiamo fatto all'inizio, quindi bellissimo cambiamento Amazon. Noi che giochiamo PvE lo abbiamo apprezzato particolarmente tanto, anche andando negli open dungeon o comunque sia andando nelle zone elite del gioco, il cambiamento si sente particolarmente ed è un'ottima cosa. Non c'è nient'altro da dire, è veramente un'ottima cosa. Speriamo anzi che aumentino ancora la difficoltà, perché vorrebbe dire che il gioco PvE a quel punto diventerebbe molto complicato e soprattutto non servirebbero più i casual player. Cioè, tutte le persone che tossiche che sono all'interno del titolo casual player lo mollerebbero lì perché egli è troppo difficile, quindi non mi diverto più. Io ne sarei molto felice. Parliamo ora invece dell'altro argomento, e cioè delle armi, che sono state praticamente quasi toccate tutte da un nerf o comunque un cambiamento generale. Le uniche armi non toccate sono state la staffa di fuoco, il rapier, la lancia e credo l'ice gauntlet, se non sbaglio, quindi il coso di fuoco, sì, esatto. E sono state cambiate ne e nerfate di conseguenza. Amazon stavolta ha seguito un po' i piagnistei della community, ma comunque ci ha messo un pochino di intelligenza e in effetti questa cosa si è risentita parecchio in-game. Non ci sono più accette vaganti che girano da tutte le parti. Non che l'accetta sia, che è quella stata più nerfata di tutte, sia inutilizzabile, ma diciamo che è tornata ad essere un'arma come le altre. Lifestaff non è tanto un nerf quanto un cambiamento di stile di gioco, perché bisogna utilizzare una armatura light per essere un healer al 100% della propria forza, perché se non si usa una light si perde il 10% di cure, che può essere una cosa che a uno non gliene frega un cazzo, ma vi posso assicurare che quel 10% di cure possono fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto nel PvP. E per quanto riguarda invece la Great Axe e il Warhammer, era d'obbligo un nerf, perché ragazzi, erano veramente due armi troppo troppo sgrave, soprattutto il Warhammer che fa dei danni che sono fuori di testa, e per invece la Great Axe, per quanto riguarda il Gravity e lo Strike Damage, sono stati nerfati anche loro di un circa un 5%. L'arco è stato ridotto l'effetto di una abilità che secondo me non era necessaria, considerando che praticamente non l'ha usato nessuno perché è molto difficile da usare. E invece le spade e scudo è stata, diciamo, l'arma più toccata, perché non essendoci più la pozza, quindi è stata tolta la pozza della stamina, la spada e scudo è stata praticamente alcune abilità di spada e scudo sono state riviste e rimaneggiate completamente. Non c'è stato un vero e proprio nerf, ma un nerf anche per la spada e scudo è stato fatto. Quindi tutte le build da paladino che prima venivano fuori sono state cambiate, è ancora fattibile usarlo, ma è molto meno efficace. Anche perché è stata ridotta di circa il 20% il bonus di costituzione che si aveva quando si raggiungeva 250 punti. Quindi anche quello fa tantissimo.
E niente, quindi la patch in realtà è stato un ribilanciamento generale sia per quanto riguarda la parte del player, sia per quanto riguarda la parte dei mob. È stato toccato anche il PvP scaling, lo scaling al PvP, quindi anche quello dovrebbe essere migliorato, ma secondo me c'è ancora molto da lavorarci e speriamo che durante la release ci lavorino ancora. E che dire? Patch secondo me veramente ben fatta, nella beta si è sentita parecchio, si è vista parecchio la differenza tra la close e la open. E niente, noi, io credo di aver detto tutto, noi ci rivediamo spero domenica con un altro video, ma la Gilda mi sta assorbendo il 99% della vita e ho ricominciato a lavorare, quindi è durissimo fare i video. Noi comunque ci rivediamo al prossimo e niente, GG a tutti quanti. Fatemi sapere che cosa avete visto di cambiamento voi tra la close e la open e al prossimo video. Ciao a tutti!